Rieccoci ad Inter Young, il format che ci aiuta, vi aiuta a scoprire meglio protagonisti del mondo giovanile, del mondo soprattutto della primavera, così come un protagonista del mondo della primavera, il nostro Leonardo Longo. Benvenuto. Buongiorno, grazie. L'ospite di questa settimana, un terzino, insomma, decisamente a tutto tondo. Tu ti senti terzino, sei un laterale? Sì, un sì, po' sì. Il tuo ruolo ormai? Sì, ormai, anche se devo dire quando ho iniziato a giocare a casa, calcio, cioè in verità ho iniziato a giocare a calcio quando avevo 5 anni e facevo centrocampista, del resto quando... Ma ce n'è uno di voi che ha sempre fatto quel ruolo? No, neanche io... i portieri li ha messi dopo un forse po'. Io poi all'età di 9 anni sono passato alla Fiorentina e alla Fiorentina ho fatto sempre il centrale, è stato dopo che ho cominciato centrale di difesa? Da difesa, sì. E poi stavo dopo, quando sono passato a Prato, dopo la Fiorentina, che ho cominciato a fare il terzino. E com'è arrivato? Raccontaci un po' l'approccio all'Inter. Quando sei arrivato, come sei arrivato, la telefonata, il momento, perché poi è sempre un po'... Eh sì, il momento è stato particolare perché era il penultimo giorno di mercato, se non sbaglio, era il 30 di agosto. E io fino a quel momento lì dell'Inter non avevo neanche sentito parlare, cioè, ho sentito altre squadre che mi seguivano, comunque non... Però non sapevi non che sapevo dell'Inter, anche perché io avevo comunque... l'idea e la volontà di rimanere a Prato in prima squadra, che comunque a 17 anni fare un campionato... Ah, perché tu avevi già finito la stagione da aggregato, quindi... Sì, avevo finito la stagione da aggregato, avevo ricominciato già in prima squadra facendo due presenze in Coppa Italia, la C1, okay. Quindi mi sarebbe piaciuto anche rimanere in prima squadra a Prato. Però quando deve essere arrivata la chiamata dell'Inter... E tu hai detto... No, mi spiace. E poi cosa è successo? Arrivi qui e... Arrivo qua e inizialmente dovevo essere... ero in rosa primavera. Poi dopo un po' di tempo mi allenavo con la primavera, però giocavo in Beretti e forse è stata anche la mia fortuna, perché ho avuto la fortuna di incontrare un mister come Zanetti che mi ha aiutato tantissimo, sia a migliorare... Ha lavorato tanto su di voi, sì, eh? Sì, moltissimo, perché ci ha fatto diventare veramente un grande gruppo e poi in particolare su di me mi ha fatto crescere sia calcisticamente e poi mi ha aiutato anche a integrarmi sia con l'ambiente che con gli altri compagni. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare e per tutte le informazioni premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Interchannel e poi scegli Sky, liberi di...